Ciao ragazzi, vi apro il cancello di casa mia, andiamo, vi faccio fare un giretto nei campi, negli olivi, e dopo vi farò vedere parecchie cosette interessanti. Allora, io da qui mi sono trasferito nel 2003 e ho trovato questa casa molto tranquilla. A me piace stare tranquillo dopo aver fatto delle giornate di motocross, e niente, un posto un pochino isolato però molto rilassante, quello che serve tante volte dopo una giornata pesante di motocross, rumori, città, viaggi e tutto. Qui proprio mi rilasso, sto fuori nel mio giardino e niente, per me è un piccolo paradiso. Vai, andiamo, vi faccio vedere il mio piccolo museo, una piccola palestrina, poi dopo ora vedete, sorpresa. Chiudete gli occhi perché così almeno fate una bella sorpresa. Piano piano, ecco, prego. Qui c'è un pochino la mia storia dal primo casco alle moto dei mondiali, e nel mezzo c'è tutto il resto con tanti bei ricordi. Queste qui sono le mie tre moto che ho vinto il mondiale, 97, 98 e 99. La prima 121, che è il mio numero che è rimasto attuale, con De Carli, nera, aggressiva, molto particolare, che ancora con forcelle rovesciate, che era una cosa molto molto strana per il tempo, erano già upside down, e invece qui usavamo delle forcelle molto molto tra virgolette antiche, però con cose dentro molto all'avanguardia. Poi dopo 98 Husqvarna, un prototipo perché è stata modificata molto nella parte ciclistica e telaistica, e dopo sarebbe stata il 99 la produzione del prototipo 98. Comunque queste qui sono cose che ci tengo moltissimo, e anche ultimamente ci sono salito sopra per una giornata di divertimento su moto ancora, che ci si diverte molto. Dopo il 98 sono andato in America per le prime tre di Supercross, con quella numero uno, che era un pochino diversa perché non si poteva usare parti speciali. Comunque sì, 99, debutto in Husqvarna in America, una cosa che è sempre stato il mio sogno. Ecco, questo qui è un bel pensiero che ho avuto degli amici, carissimi amici di Parma, che mi hanno fatto questo trono, è proprio un trono comodo, ve lo faccio leggere. Quindi data Germania 23/8/98, e qui un pensiero che mi fa venire i brividi. Bravo Chicco, resterai definitivamente nella leggenda di uno sport fatto di sacrifici e sudore, che hai saputo interpretare davvero professionista. Il tuo onore, questo trono, che ti possa riposare alla fine di queste tutte battaglie che combatterai in futuro. Oggi ha vinto un grande omino, perché omino, loro proprio soprannome omino, anche tante maglie proprio omino, e questo qui è il nome di tutti i ragazzi che mi hanno fatto appunto questo trono, che sono due fratelli, Alessio e Pietro, che sono i miei più grandi tifosi, Mago, grandissimo Mago, e Massimo Ronchini, che loro mi hanno seguito diciamo in quasi tutte le gare. Beh, qui come vedete ci sono un po' dei miei trofei, un pochino quelli che sono riuscito a portare a casa, perché ne ho talmente tante, quindi un pochino quelle più significative, quella magari un pochino più anche importante è nel centro, e dopo ve lo dico. Qui ho
Olanda, Francia, un pochino tutti i podi che hanno un pochino di significato. Poi andiamo dalla parte di là, Brasile, pietre molto, molto particolari. Però ritornando a prima, in mezzo una coppa un pochino ambita un po' a tutti, motocross delle nazioni, 99, Brasile e niente, è in cima a tutti, non è che il mondiale sia a meno, però questa qui è quella che ha avuto molto significato dopo una bella stagione, motocross delle nazioni, risultati ambiti da tutti e niente, ce l'abbiamo fatta. 99 spaziale, io campione del mondo, Andrea Bartolini campione del mondo, Federici secondo e motocross delle nazioni per l'Italia, grande Italia. Vi illustro un pochino i miei caschi e un pochino sono riuscito a ritrovarli, un po' l'avevo tenuti da parte. E il primo a scodella bianco azzurro vintage, che tanto arriva al vintage, lo usavo, figurati, andare con il bob sulla neve. E da lì poi il mio primo casco di moto arancione numero 27 come Gilles Villeneuve, che anche lì c'è un po' di storia dietro. E niente, tutti i caschi un pochino particolari. Qui andiamo ai primi belle 98. Questo casco molto particolare, forse lo riconoscerete anche, 98 America, con un particolare, adesso non funziona più, però schiacciavi questo bottoncino qui, faceva tutto lo stop di notte nei supercross, era una cosa molto molto bella. E niente, sono tutti bei ricordi attaccati qui, non che sono attaccati tanto per attaccare, però c'è delle storie dietro da starci giorno e notte. Motocross delle nazioni, abbiamo fatto secondi in Italia, casco oro zebrato spettacolare, 99 l'altro mondiale, questo qui rosso, nero e giallo, 2000 inizio America, inizio mondiale e via andare. E qui carrellata che ci stiamo una settimana, prenderle singolarmente fanno ritornare indietro nel tempo, belle cose. Anche questo è un casco che ha un ricordo particolare, ora ve lo faccio vedere e poi dopo ve lo spiego anche. Se vedete bene è un po' non rovinato, ma di più. Pronti via, gara 98 in Belgio, parto stretto, primo, arrivo alla prima curva, un altro pilota taglia all'interno, mi porta via davanti, 39 moto sulla schiena e mi hanno agganciato per la mentoniera, mi hanno tirato una ventina di metri giù per la discesa e niente, questo è il risultato. Però mi sono rialzato e come tra poco come niente fosse, ho acceso la moto, sono ripartito grazie ai caschi. Faccio vedere anche dei caschi un pochino diversi da quelli che uso normalmente. Sono due caschi da auto, Indy soprattutto, caschi con il gancino per legarlo alla monoposto, che sono caschi che vanno a 350 all'ora. E questi caschi qui me li fecero appunto nel 98 e 99. A fine mondiale c'era questa gara che facevano a Misano, X-Race, con tutti i piloti che avevano vinto mondiali, sia motocross che velocità, moto mondiale, Valentino Rossi, Meandri, Capirossi, Puzzar, Cadalora, un sacco di piloti bravi. E in questa gara qui c'erano anche gare di macchina e quindi bella, mi fece questi caschi che alla fine sono rimasti tutti insieme alla collezione. Caschi particolari, un musone grande, quando li metti in testa è una
cosa diversa dal casco da motocross e niente, sono tutti ricordi messi lì. Un po' di cosette ve lo fate vedere, ora però andiamo a divertirci un attimino in pista.